Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che succederà questa settimana all'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine, non Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne. Però trattandosi di energie ci potrebbero essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con il lato della DF oppure donne che risuonano di più con il lato del DM. Entrambe queste energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente, ma alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero risuonare con voi. Queste sono letture collettive, quindi i comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che saranno in risonanza energetica con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Queste non sono letture che sono legate soltanto all'amore e non hanno a che fare con la persona che avete in mente. Potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere, quindi mente aperta sempre. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una breve meditazione e mi è stata data una visione di qualcosa che vola a grande velocità, cioè ho visto praticamente i paesaggi che scorrevano in maniera molto veloce. E poi ho visto una nuvola con un fulmine. Quindi questo mi dice che ci potrebbero essere delle cose inaspettate che si verificheranno questa settimana. Una notizia che viaggia in maniera inaspettata, una comunicazione di qualche tipo, o si tratta di una persona, non so, adesso vedremo nella lettura se questo emerge. Un'altra cosa che ho visto è stata la visione del colore verde, della natura in particolare, però il colore verde è importante questa settimana ed è il colore del chakra del cuore, che potrebbe essere attivato durante questa settimana o che deve essere sbloccato per coloro che hanno dei blocchi e consiglio di vedere online come fare per sbloccare quel chakra se sentite che ci sono appunto dei problemi inerenti a quel settore che concerne le emozioni, i sentimenti e tanto altro. Adesso iniziamo con le carte e vediamo qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana. Spiriti, qual è l'energia generale nella quale si troveranno i DM questa settimana? Non ci posso credere, c'è la carta di comunicazione e la carta di situazione intrigata. Quindi i DM vogliono comunicare qualcosa questa settimana o potrebbero ricevere una comunicazione che è significativa di qualche tipo ed è legata ad una situazione che è intricata. Quindi qualcosa sembra essere complesso. Mi sono dimenticata di dire che mi sono sentita toccare il piede mentre facevo la meditazione e quindi potreste avvertire, ad esempio, durante questa settimana degli spiriti se li avete vicino che vi toccano. Questa è una cosa che mi sono dimenticata di dire. Comunque, c'è una situazione intricata nella quale i DM potrebbero ricevere una comunicazione oppure farla. Vedremo di avere altre informazioni in seguito. Vediamo per l'energia femminile. Qual è l'energia generale per le DF questa settimana? Qual è l'energia generale per l'energia femminile spiriti questa settimana? Allora, l'energia femminile è la carta di passione e divertimento, poi c'è la carta di impegno. Quindi sembra che l'energia femminile questa settimana dedichi il suo tempo, energie e il suo impegno a qualcosa che la appassiona. Quindi si può trattare di un progetto per il quale ha passione, si può trattare di qualcosa che lei vuole fare, c'è un impegno dietro, ma c'è anche divertimento. Quindi vedo cose positive per l'energia femminile durante questa settimana. Vediamo adesso con gli animali. Quali sono gli animali per i DM? Vedo che c'è già il cavallo che sta ad indicare che bisogna essere in un'energia indipendente, muoversi in libertà, senza condizionamenti. Vediamo quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana. C'è la carta dello scoiattolo che dice prepara le cose in anticipo e fondo del mazzo il gufo, osserva con chiarezza e saggezza ed ascolta la tua intuizione. Quindi l'energia maschile è chiamata questa settimana a preparare delle cose da fare in anticipo,
per non trovarsi poi con troppi carichi successivamente oppure con problemi di organizzazione. Quindi c'è bisogno di preparare delle cose in anticipo, questo può attenere a diversi settori. Inoltre ci saranno delle sezioni nelle quali i DM devono osservare con chiarezza una particolare situazione ed usare la propria saggezza al riguardo. Potrebbero ricevere molti segni e sincronicità particolari, fare dei sogni particolari ed essere anche molto intuitivi. Vediamo per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile. L'energia femminile è la carta del coccodrillo che dice scegli il momento giusto per agire e la mosca agisci velocemente e cogli delle opportunità. Quindi l'energia femminile deve essere strategica questa settimana perché deve scegliere il momento giusto per fare qualcosa, forse deve esporsi oppure deve comunicare qualcosa o deve fare particolari azioni. Deve scegliere il momento giusto per fare quelle cose lì. Inoltre, si presenteranno delle opportunità che devono essere colte e non ci deve stare a pensare più di tanto, cioè deve agire velocemente. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia maschile questa settimana, spiriti, che cosa accadrà all'energia maschile questa settimana. Allora, c'è la carta del Fante di Coppe, cosa accadrà all'energia maschile questa settimana. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Interessante che questa sia al contrario, perché generalmente non metto mai le carte al contrario nel mazzo, però si vede che doveva essere così. Abbiamo la regina di bastoni con il 10 di coppa al contrario, cosa abbiamo per l'energia maschile questa settimana? E la carta del 7 di bastoni. Abbiamo il 3 di spade in questo lato ed il 6 di spade in quest'altro lato. Quello che emerge per l'energia maschile è una piccola apertura a livello emotivo durante questa settimana, ci sono anche dei DM che devono forse chiedere scusa ad una persona. Il fatto però è che questo Fante di Coppe è voltato di spalle. Questo significa che molte di queste emozioni sono interne, sono nascoste, forse non vengono neanche espresse, però voglio andare a chiarire per vedere di cosa si tratta. I DM che sono nuovi potrebbero sviluppare dei sentimenti verso qualcuno, soltanto che molte di queste cose vengono nascoste. C'è la presenza di un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario, questa è un'energia femminile, però siccome entrambe le energie sono presenti dentro di sé, se questa è la componente femminile di chi ha energia maschile prevalente, significa che dal punto di vista delle emozioni che sono rappresentate dall'energia femminile, i DM si sentono sicuri di loro, si sentono un'energia che è attraente, l'energia di qualcuno che è in potere, però se questa invece è l'energia di un'altra persona che ha energia femminile prevalente, i DM vedono qualcuno come particolarmente attraente, come una persona che è sexy, una persona che è in comando, potrebbe essere un segno di fuoco, ma non necessariamente. Ad ogni modo, vedo che loro sono molto attratti verso questa persona. Il 10 di coppa, al contrario, mi parla di una sorta di mancanza di armonia nell'ambito di un rapporto, come se ci fosse una disconnessione. E di fatto che ci sia il 7 di bastoni mi dice che accadrà qualcosa che porterà i DM ad alzare le loro difese e a cercare di proteggersi. Il 3 di spade con il 6 di spade mi conferma questo, che ci sarà qualcosa che ferirà i DM e che li porterà a disconnettersi. Non è detto che sia con la stessa persona, perché questo si può verificare anche in altri contesti diversi rispetto all'amore. Però vedo che accadrà qualcosa che porterà i DM ad essere sulla difensiva. Quindi andiamo a chiarire. Vediamo perché c'è il Fante di Coppe per l'energia maschile. Perché c'è il Re di Coppe, interessante. C'è l'8 di Coppe in questo lato ed il 3 di Denari in quest'altro lato. Abbiamo la presenza di un segno d'acqua, Cancro, Pesce oppure Scorpione. Però non vuol dire che i DM necessariamente debbano avere un segno d'acqua, quanto piuttosto che si trovano in quel tipo di energia, un'energia che è emotiva. A mio avviso, quello che loro esprimono è molto meno rispetto a ciò che loro provano. Ecco perché vi ho detto che queste emozioni sono soprattutto nascoste. E ha a che fare con un rapporto dove c'è stato un distacco prima. E infatti si sente qualcuno che si allontana a grande velocità. Quindi questo ha a che fare con un rapporto nel quale ci potrebbe essere stato un distacco.
Questo distacco potrebbe essere stato effettivo oppure semplicemente i DM hanno cercato di non provare emozioni nei confronti di qualcuno e di non essere coinvolti, insomma, a livello emotivo nell'ambito di una situazione. Però adesso ci si vuole lavorare sopra, perché è come se ci fossero delle premesse per poterlo fare. Vediamo adesso la regina di bastoni, perché c'è la regina di bastoni per l'energia maschile questa settimana. Ditemi di più di questa energia. C'è la carta della ruota, poi abbiamo il 2 di spade e abbiamo l'8 di bastoni con il fulmine. Quindi quella è la comunicazione che viaggia a grande velocità. Interessante che ci sono dei fulmini anche su questa carta. Allora, se questa regina dei bastoni rappresenta la componente femminile e quindi la componente che è legata alle emozioni di chi ha energia maschile prevalente, ci sarà una situazione nella quale i DM si troveranno ad essere in conflitto a livello mentale e questo attiene ad una comunicazione che arriva all'improvviso e che porta ad un cambiamento, o è una comunicazione che i DM devono fare e che porta ad un cambiamento. Ad ogni modo, quello che vedo è che i DM in quella circostanza si sentiranno sicuri di loro a livello emotivo. Quindi li vedo superare questi problemi a livello di conflitto mentale. Adesso, se questo ha a che fare con un'altra persona, che è un'energia femminile prevalente, nei confronti di questa persona, che i DM trovano essere attraente, questa è una persona forte, una persona passionale, eccetera, i DM sono in conflitto. E questo conflitto è legato a qualcosa che bisogna dire. Perché c'è una comunicazione, o è questa persona che comunica i DM qualcosa e i DM non sanno che cosa fare, o sono i DM che devono parlare a questa persona, ma intorno a questa comunicazione c'è un cambiamento, quindi si tratta di una comunicazione che cambia qualcosa, ma che porta tanti conflitti a livello mentale. Allora, vediamo perché c'è il 10 di coppa al contrario. Perché il 10 di coppa al contrario per l'energia maschile? Abbiamo il cavaliere di denari in questo lato e da capo questa comunicazione con l'otto di bastoni nell'altro lato. Abbiamo il sole e la carta del 9 di denari. Allora, innanzitutto questo potrebbe avere a che fare con questioni lavorative e nel contesto lavorativo i DM potrebbero sperimentare delle difficoltà con qualcuno, quindi ci potrebbe essere quasi un'area di conflitto e c'è la voglia per i DM, a mio avviso, di fare le cose da soli in maniera indipendente, forse perché a livello di comunicazione ci potrebbero essere dei litigi durante questa settimana, oppure c'è una notizia, c'è qualcosa che è legato ad una comunicazione che porta a questa realizzazione, a mio avviso, per i DM, che potrebbe essere utile impegnarsi nell'essere in un'energia che è più autonoma e indipendente, non avere a che fare con alcune persone al lavoro. Inoltre ci sono dei DM che stanno andando verso una sensazione di maggiore abbondanza a livello finanziario, a livello economico, e questo è qualcosa che li rende felici, ma la famiglia potrebbe non essere d'accordo con alcune scelte che i DM potrebbero fare. Quindi ci potrebbero essere dei problemi a livello familiare durante questa settimana. Nell'ambito delle relazioni, quello che vedo è che ci sono dei DM che potrebbero pensare che sia meglio stare da soli. E questo perché ci potrebbero essere delle discussioni, quindi problemi a livello di comunicazione, ci potrebbero essere dei contrasti o dei problemi con la propria famiglia, quindi non necessariamente con la persona con la quale c'è un interesse di tipo sentimentale. Quando io dico stare da soli non vuol dire essere per forza single, ma significa essere più per i fatti propri, quindi passare più tempo per conto proprio piuttosto che insieme all'altra persona semplicemente, quindi non indica che bisogna per forza lasciarsi, assolutamente no. Perché ci sono coppie che sono stabili. I DM potrebbero anche avere a che fare con una persona che invece preferisce stare da sola, perché è più contenta nello stare da sola, e i DM potrebbero comunicare a questa persona, ma vedo che c'è una comunicazione che è molto lenta e nell'ambito di quel particolare rapporto si è creata una mancanza di armonia. O comunque i DM potrebbero avvertire quella sensazione. Vediamo perché c'è il 7 di bastoni, perché c'è il 7 di bastoni per l'energia maschile, perché c'è il 7 di bastoni per l'energia maschile questa settimana. Ok, ci sono veramente tante carte.
Allora, c'è la carta dell'imperatore, la carta del 6 di bastoni, io questa le devo prendere al contrario. La morta al contrario. Cavaliere di coppa al contrario, la stella al contrario, il 4 di coppa al contrario, la carta del giudizio e poi in quest'altro lato abbiamo la carta del 4 di bastoni, quindi veramente tante cose. Allora, questo potrebbe avere a che fare con un rapporto in particolare o con qualcosa che concerne la casa o le persone con le quali si convive. In questa carta del 4 di bastoni c'è un certo senso di falsità che emerge in questa coppia e si parla del fatto che si pensa di più all'immagine che esce fuori di questo rapporto piuttosto che quel che veramente è, quindi è un rapporto un po' di facciata. Quel che succede è che in relazione a quel rapporto, che non per forza deve essere di amore comunque, può essere anche un rapporto con le persone con le quali si convive oppure il rapporto con qualcun altro nello specifico, però quello che vedo è che ci sono dei problemi. Quindi quello che succede è che ci sono delle questioni non chiuse perché non c'è stata una trasformazione che gli hanno fatto in quel particolare contesto. Oppure si tratta proprio delle questioni non chiuse che riemergono con la persona con la quale ci sono queste difficoltà. E quello che emerge è che non c'è stata una purificazione di quelle energie, quella questione non è stata risanata e questo porta un po' ad una chiusura a livello emotivo e anche al fatto di non voler esprimere ciò che si prova. Si tratta di una situazione nella quale i DM si sono spesso lasciati sfuggire l'occasione magari di dire qualcosa o di fare qualcosa, però vedo che adesso sembrano reagire, ma c'è tanto orgoglio che è coinvolto in quella circostanza perché i DM vogliono essere quelli che sono in potere e in comando in quella situazione lì. Adesso un'altra interpretazione è questa, che ci sono dei DM che riemergono dal passato e non deve essere per forza un DM di tanti anni fa o cose del genere e non importa in quale contesto questo si verifica. Però per i DM una faccenda non è chiusa, non hanno molta speranza al riguardo, ma una faccenda non è chiusa. Adesso hanno ritrovato un entusiasmo di entrare in azione, però quello che vedo è che c'è del love bombing che è presente. Quindi qualcuno che fa promesse che non mantiene, qualcuno che fa credere praticamente una cosa per un'altra, e c'è della falsità che emerge nell'ambito di quella situazione. E vedo dei DM che sono insistenti, quindi potreste avere a che fare con dei DM che sono narcisisti durante questa settimana e non importa in quale tipo di contesto questo si verifichi, che sia lavoro oppure amore o cose varie. In altri casi invece ci sono dei DM che non vogliono perdere, vogliono vincere. E vogliono essere quelli che sono in comando, in controllo, e questo è legato ad una situazione che sembra ripetersi, per esempio litigi che non sono mai stati affrontati, questioni che non sono mai state trattate, sembrano da capo riemergere durante questa settimana, semplicemente questo, e i DM sono sulla difensiva riguardo quelle particolari situazioni. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia femminile questa settimana. C'è la carta dell'8 di bastoni, la carta del 9 di spade, la carta degli amanti. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Spiriti, fatemi vedere cosa accadrà all'energia femminile questa settimana. C'è la carta del 9 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di coppe. Quindi c'è una comunicazione che sembra stressare l'energia femminile, è una comunicazione che lei deve fare oppure è qualcosa che lei riceve, cioè si può trattare di una notizia o di qualcosa in particolare. Adesso vedremo di cosa si tratta. Inoltre, attenzione ai sogni che potrebbero essere significativi durante questa settimana, si potrebbero fare dei sogni che svegliano improvvisamente ad un certo orario della notte. Sogni che potrebbero essere ricorrenti. C'è una situazione che potrebbe essere un po' stressante, vedremo di che cosa si tratta. Emerge un rapporto che sarà significativo durante questa settimana, quindi l'energia femminile sente un'intesa con qualcuno. E quello che emerge è abbondanza, sensazione di benessere dal punto di vista pratico ed economico, un'energia anche che è molto indipendente e solitaria. Vedo molto amore che viene dato a se stessi durante questa settimana o comunque l'energia di una persona che è attraente e che attira l'amore a sé.
Quindi andiamo a chiarire, vediamo perché c'è l'otto di bastoni per l'energia femminile, perché c'è l'otto di bastoni. Perché l'otto di bastoni per l'energia femminile questa settimana? Perché l'otto di bastoni per l'energia femminile? Il 5 di bastoni ed il 9 di coppe. Allora, innanzitutto quello che emerge è che c'è qualcosa che l'energia femminile desidera fortemente, perché la soddisfa, la rende felice, e in quella situazione ci sono state delle complicazioni. Quello che succede è che questa settimana qualcosa si muove, quindi c'è una comunicazione che arriva, una notizia che arriva, o è l'energia femminile stessa che comunica dopo che c'è stata questa complicazione e potenzialmente anche un conflitto a livello mentale circa quello che veramente si voleva fare in quella circostanza lì. E non per forza a che fare con l'amore, ci tengo a ripetere queste cose all'infinito perché ci sono persone che pensano che questo abbia a che fare solo con l'amore. No! E un'altra cosa che emerge è che con alcune persone ci potrebbero essere dei contrasti questa settimana a livello di comunicazione circa qualcosa che l'energia femminile desidera. Vedo anche un certo senso di competizione con qualcuno. Ad esempio, ci sono delle persone che vogliono competere per l'energia femminile, quindi persone che la corteggiano, per esempio, e l'energia femminile ci gode di questa situazione e intanto riceve tutta questa comunicazione e lei parla a persone che sono diverse. Adesso vediamo perché c'è il 9 di spade, perché il 9 di spade dell'energia femminile. C'è la carta del Cavaliere di Denari e la carta della Torre. Ecco, qui immaginavo l'evento inaspettato. Sì, l'energia femminile potrebbe ricevere una notizia inaspettata questa settimana, una comunicazione, sembra essere un'offerta per alcuni, quindi qualcosa di inaspettato che però la stressa. Per non parlare del fatto che vedo la possibilità di qualcuno che si è mosso estremamente piano nel farsi risentire e questo avviene in una maniera inaspettata. Devo chiarire. Perché c'è Cavaliere di Denari? Perché Cavaliere di Denari? Perché Cavaliere di Denari? Il Diavolo ed il 5 di coppe. Potrebbe essere un segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro, una persona che è dispiaciuta di qualcosa. E questa persona ha una certa ossessione verso di voi o viceversa, se sentite che i ruoli sono invertiti. È interessante che c'è il Diavolo sia qui che qui. Ci potrebbero essere anche delle questioni del passato che riemergono e che sono associate ad una situazione tossica che voi avete sperimentato. E per voi sembra quasi che sia una persecuzione, perché c'è qualcosa che sembra essere ancora attaccato a voi, forse dei sensi di colpa oppure il pentimento di avere fatto qualcosa nello specifico, e sembra ripresentarsi durante questa settimana, o perché è una persona che è legata a quella situazione lì oppure perché c'è qualcosa che è legato a quella situazione. Vediamo perché c'è la Torre, perché c'è la Torre, perché c'è la Torre per l'energia femminile questa settimana. Cos'è questa Torre? Perché la Torre? Perché la Torre? Il 6 di coppe. C'è il 10 di bastoni al contrario con il 3 di denari. Questo è legato ad una situazione che è stata molto pesante al punto che l'energia femminile non ce l'ha fatta più a trascinarsi quel peso, ha dovuto mollare qualcosa. Però quel che succede è che c'è la possibilità di lavorarci su e di aggiustare le cose, quindi di arrivare al recupero di quella circostanza lì verso la quale ci sono delle memorie che sono positive per l'energia femminile. Però accade qualcosa che la stressa durante questa settimana riguardo quella situazione. Se questo ha a che fare con una persona, questa è una persona del passato che vuole avere una riconciliazione, si può trattare di qualcuno al lavoro, di amicizia, in amore, non so,
Quello che vedo però è che associato a questa persona c'è stato troppo stress e c'è stata la voglia di lasciare andare praticamente quel peso. Quindi accade qualcosa di inaspettato che concerne praticamente quella persona. Vediamo perché c'è la carta degli amanti, perché c'è la carta degli amanti per l'energia femminile. Il sole, il 2 di spade, 5 di spade al contrario, 2 di bastone al contrario, regina di coppa al contrario. Allora, innanzitutto potreste vedere spesso il numero 2 durante questa settimana, in particolare il numero 22. Emerge la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, o è semplicemente il fatto che l'energia femminile riguardo delle scelte che deve fare oppure riguardo un rapporto sembra essere particolarmente sensibile ed emotiva. Alcune energie femminili sono chiuse a livello emotivo, nel senso che hanno un accesso sbarrato nei confronti di qualcuno. Non si ha più voglia di litigare in una situazione o di essere coinvolte con persone che sono dispettose o persone che sono arroganti. Si vuole scegliere la propria felicità e questa sembra essere una scelta quasi obbligata, anche se l'energia femminile non ha le idee chiare su come agire nell'ambito di una situazione, quindi qual è il piano, qual è il programma al riguardo. Quindi vedo che ci saranno delle scelte molto importanti che stanno a cuore all'energia femminile o che comunque la rendono particolarmente sensibile durante questa settimana e c'è bisogno di acquisire chiarezza. Se questo ha a che fare con un rapporto, qualcuno si è comportato in una maniera sleale e dispettosa in precedenza, però adesso sembra voler recuperare la situazione, soltanto che l'energia femminile in quella circostanza non sa che cosa fare. Ci potrebbe essere della felicità, nel senso che magari il fatto che questa persona non si comporti più in quella maniera o perlomeno voglia far vedere questo è qualcosa che rende l'energia femminile felice, però ho la percezione che le sue emozioni siano un po' sparse, cioè nel senso che ci sia una difficoltà a mantenere un equilibrio a livello emotivo e possibilmente l'energia femminile non prova più niente a livello emotivo nei confronti di quella persona, quindi c'è una chiusura di qualche tipo che vedo. Ci sono per esempio delle energie femminili che sono state molto ferite in passato da precedenti relazioni, quindi adesso non si aprono molto facilmente ai rapporti perché hanno paura di essere fregate nuovamente, quindi hanno questa barriera come forma di protezione, ma c'è un rapporto che potrebbe rendere loro felici durante questa settimana, soltanto che c'è molta attività mentale che l'energia femminile avrà riguardo quella circostanza. Cioè non c'è un approccio emotivo, ma c'è un approccio mentale e c'è questa sorta di divisione a livello di scelte, cioè non si sa esattamente che cosa fare in quella circostanza, c'è questa incertezza. Vediamo perché c'è 9 di denari, perché c'è 9 di denari per l'energia femminile questa settimana. Perché il 9 di denari? Perché il 9 di denari? Perché il 9 di denari per l'energia femminile questa settimana? La regina di denari e l'otto di spade. Emerge un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. Dal punto di vista lavorativo oppure economico, io vedo benessere per l'energia femminile durante questa settimana e un senso di stabilità che avvertirà. Ma c'è qualcosa che la fa sentire in trappola, c'è qualcosa che la fa sentire vincolata. Se questo ha a che fare con i rapporti, vedo che l'energia femminile potrebbe decidere di essere un'energia che è più indipendente perché deve riconoscere il suo valore, deve rispettare se stessa, quindi la vedo prendersi più cura di sé. In alcuni casi potrebbe bloccare delle persone sui social media durante questa settimana per preservare la sua pace e la sua stabilità anche. Allora, adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana, che cos'è che l'energia maschile penserà. Allora, c'è la carta della forza, poi abbiamo la carta del re di coppe e abbiamo la carta del 10 di spade al contrario. Io vedo che questa settimana i DM penseranno che sia opportuno confrontare i propri demoni e questo è legato a delle situazioni dove loro hanno sofferto, però si stanno riprendendo. E si tratta di situazioni dove hanno avvertito un senso di tradimento oppure c'è stata una chiusura che è stata particolarmente dolorosa.
Però vedo che i DM si stanno riprendendo, stanno recuperando le loro forze e sono in controllo delle loro emozioni. Quindi non solo mantengono la calma, ma sono anche forti. E questo avviene a livello mentale. Quindi li vedo forti a livello mentale durante questa settimana. E li vedo superare un dolore che prima avevano e che è legato ad una situazione che appunto potrebbe essersi chiusa in una maniera dolorosa, oppure una situazione dove si sono sentiti traditi perché qualcuno ha fatto qualcosa che loro non si aspettavano che facesse. Adesso vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana, cosa proveranno i DM questa settimana. C'è la carta del 5 di coppe in questo lato, la carta della ruota nell'altro lato. E poi abbiamo la carta del 3 di denari e la carta di un altro 3 che è quello di bastoni. Quindi potrebbero vedere spesso il numero 33. Questo sta ad indicare che a livello emotivo ci sarà una situazione nella quale i DM sono pronti a rimboccarsi le maniche e sono pronti a lavorarci su. C'è stato qualcosa che ha creato in loro del dispiacere, dei rimorsi in alcuni casi. Però vedo che le cose cambiano e adesso c'è più ottimismo nel guardare in avanti e nel lavorare a qualcosa. Nelle relazioni è possibile che i DM si siano dispiaciuti per qualcosa e adesso aspettano il momento di trovare un compromesso, quindi di far funzionare le cose. Adesso vediamo che cos'è che i DM vorrebbero comunicare questa settimana, che cosa hanno da dire i DM questa settimana. Ti amo. Fondo del mazzo, lo so che ho sbagliato. Quindi ci sono dei sensi di colpa che sono associati ad una situazione durante questa settimana e c'è un amore o comunque dei sentimenti forti che loro provano nei confronti di una persona. Per alcuni questa potrebbe essere idealizzazione, se il rapporto è abbastanza nuovo oppure se ancora non ci si è conosciuti abbastanza. Ovviamente questo potrebbe anche indicare un grosso affetto che loro provano nei confronti di qualcuno con il quale non c'è un rapporto di tipo sentimentale né c'è quel tipo di dinamica. Però insomma ci sono emozioni forti a quanto pare. Adesso vediamo cos'altro i DM vorrebbero comunicare questa settimana, cos'altro hanno da dire i DM questa settimana, cos'altro vorrebbero dire. Mi manchi? Lo so che ho sabotato la relazione. Mi perdoni per quello che ho fatto. Quindi qui chiaramente ci sono dei DM che vogliono recuperare le cose con qualcuno e vogliono essere perdonati. Sono consapevoli di aver sabotato il rapporto in qualche maniera. Vediamo ancora cos'altro i DM vorrebbero comunicare questa settimana. Mi piace sentirti vicino anche se siamo distanti. Ci potrebbe essere un rapporto a distanza oppure sia in città che sia diverse. Se pensi che sia male per te, ti sbagli. Quindi i DM vogliono far vedere che non se ne fregano niente, ma in realtà non è così a quanto pare. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dei DM questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni dei DM? L'asso di coppe. Poi c'è il carro e c'è il 7 di denari. Interessante come sopra sembrava prendere una certa direzione e come poi il risultato sia diverso. Quindi bisogna cercare di capire come integrare le due cose perché sembra che accadano diversi avvenimenti. Innanzitutto c'è l'asso di coppe, qui nasce un amore. Questa settimana o c'è un rinnovo che si verifica. Questo si potrebbe sviluppare sul piano pratico o è avvertito dai DM, quindi è a livello di energie, è a livello di sensazioni. Però vedo che c'è un progresso che si verifica in una circostanza, possibilmente ci sono dei DM che fanno degli spostamenti durante questa settimana, quindi vanno verso una persona perché c'è questo concetto dello spostamento. Potrebbe essere a livello energetico, però potrebbe anche coinvolgere un mezzo di trasporto. Quindi qualcosa potrebbe anche avere a che fare con un mezzo di trasporto durante questa settimana e vedo che ci potrebbe essere appunto questa comunicazione e una chiarezza che sopraggiunge, si vedono le cose da una prospettiva che è più alta. Quindi
Qui abbiamo il 7 di denari. I DM hanno aspettato e adesso è il momento di muoversi, così è come emerge, c'è questa chiarezza che verrà acquisita. Nell'ambito lavorativo vedo che loro potrebbero avere un'ispirazione riguardo un progetto e stanno investendo nello stesso e lo stanno portando avanti. Per alcuni questo progetto potrebbe coinvolgere uno spostamento che deve essere fatto, ma si tratta di qualcosa che sta a cuore ai DM, quindi qualcosa che li coinvolge anche dal punto di vista emotivo. Qualsiasi cosa sia, soltanto il tempo dirà come si svilupperà questa situazione. Allora, andiamo a chiarire e vediamo perché c'è l'asso di coppe per i DM, perché c'è l'asso di coppe per i DM questa settimana. Asso di bastoni. C'è l'otto di coppe in questo lato e abbiamo il cavaliere di denari nell'altro lato, quindi abbiamo nuovi inizi per i DM dopo che c'è stato un distacco da qualcosa. In questa carta dell'otto di coppe si vede questa cometa che sta ad indicare che questo distacco in realtà è stato un passo importante che i DM hanno fatto e che la fine porta a nuovi inizi. Quindi è possibile che i DM si debbano distaccare da qualcosa per andare verso questo nuovo inizio nel quale loro si vogliono impegnare perché richiede un impegno che è abbastanza regolare. È qualcosa che li appassiona, che li coinvolge, quindi vedo questo ritrovare entusiasmo che loro hanno. Oppure si tratta del fatto che nell'ambito della stessa situazione nella quale loro si sono distaccati in precedenza, si riaccende una sorta di speranza, si riaccende questa passione e la voglia di riprovarci. Vedo passione dietro. Se questo ha a che fare con un rapporto, vedo che sono mossi molto dalla passione. Vediamo perché c'è 7 di denari, perché c'è 7 di denari per l'energia maschile questa settimana. Perché 7 di denari? C'è il 9 di bastoni, la carta del cavaliere di bastoni e da capo questo 8 di coppe sul fondo del mazzo. Quello che emerge è che i DM, in rapporto ad una situazione, sono stati in conflitto perché in precedenza vedo che c'è stato un distacco a livello emotivo che loro hanno fatto, quindi hanno cercato proprio di dissociarsi da quella situazione a livello emotivo. Però c'è qualcosa che li intriga, c'è qualcosa che li appassiona e che li motiva a rivisitare quella particolare situazione. Sono tentati perché nella carta del 9 di bastoni si vede questo guerriero all'ingresso di questa caverna e c'è una donna che lo vuole invitare a fare l'amore piuttosto che la guerra, quindi a deporre le armi e a dedicarsi al piacere. Però si tratta di una tentazione, quindi i DM hanno cercato di non lasciarsi andare, però c'è questa tentazione forte di fare quella cosa perché c'è passione dietro. C'è stato un distacco che hanno fatto prima, ma quello che emerge è che loro ancora continuano ad investire e vogliono investire in quello perché c'è qualcosa che li richiama. Quindi si può trattare di un progetto per alcuni che hanno cercato di abbandonare, però c'è qualcosa che a livello di passione li stimola nel perseguire da capo quel progetto o quell'idea che avevano in mente. Se si tratta di una persona, è la stessa identica cosa. Non riescono a resistere a questa chiamata letteralmente di questa persona. Ma loro hanno cercato di combattere in quella circostanza lì, avevano queste difese che sono alte. Inoltre ci sono dei DM che amano l'eccitazione, l'avventura, che non hanno paura di cose che sono pericolose, perché in questa carta c'è questo cavaliere di bastoni che nonostante i fulmini, nonostante queste difficoltà, comunque si muove in avanti perché vuole raccontare agli altri quello che ha fatto. Quindi qui c'è qualcuno che vede una situazione come una sfida, però più è una sfida e più a questa persona piace. Vediamo perché c'è carro. Perché c'è il carro per l'energia maschile questa settimana. Allora, abbiamo i 5 di denari in questo lato, il 10 di bastoni in quest'altro lato. Poi abbiamo il 7 di spade, il 3 di coppe e la carta dell'asso di denari. Allora, se questo ha a che fare con questioni lavorative o economiche, i DM hanno sperimentato delle situazioni difficili dove hanno avvertito delle mancanze.
E questo è stato pesante per loro, potrebbero avere lavorato troppo e sofferto al tempo stesso nell'ambito di una situazione. Questa settimana si presenta un'opportunità che è molto positiva e per la quale bisogna celebrare, però i DM potrebbero non dire nulla a nessuno e muoversi verso questa opportunità, altrimenti qualcosa viene fatto in una maniera che è disonesta, quindi con mezzi che non sono del tutto legali, cioè vedo dell'illegalità che potrebbe essere presente, ma qualcosa di positivo praticamente si verifica. Se questo invece ha a che fare con i rapporti. Per qualcuno la freddezza con una persona, il fatto di non parlarsi, è qualcosa che è difficile da sostenere, è diventato fin troppo pesante. Qualcuno potrebbe avere cercato di evitare, di parlare, di interagire, però si crea questa settimana l'opportunità di un incontro, l'opportunità di riparlarsi e vedo che i DM vogliono andare verso quell'opportunità. Vedo anche che ci sono dei DM che vogliono incontrare una persona di nascosto durante questa settimana. Questo incontro potrebbe avvenire in macchina o potrebbe coinvolgere uno spostamento di qualche tipo e sembra avvenire di notte. Un'altra cosa che vedo è che ci sono dei DM che potrebbero tradire un'altra persona per avvicinarsi verso l'altra. Però questo vale soltanto per quelli che sono coinvolti in relazioni a tre. Tutto viene praticamente fatto di nascosto. Quindi per i DM ho già visto tutti gli assi questa settimana, ci sono nuovi inizi. Vediamo adesso per l'energia femminile che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana, che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana. Interessante, queste sono cadute al contrario. I 4 di denari al contrario, il Papa al contrario e la carta del 7 di coppe. Allora, ci sono energie femminili che potrebbero decidere di lasciare andare qualcosa verso il quale prima si aggrappavano. Si può trattare di un rapporto nel quale si erano impegnate, per alcune questo è un matrimonio. Si può trattare di credenze a cui prima erano legate e che vogliono lasciare andare. Insomma, vedo che c'è voglia di aprirsi ad altre opzioni, ad altre cose e lasciare andare qualcosa verso il quale prima ci si aggrappava. E lo si fa in una maniera non convenzionale, lo si fa in una maniera che è ribelle. Quindi magari prima le energie femminili che erano più chiuse verso certe cose, questa settimana diventano ribelli. Vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana, che cosa proverà. Allora, c'è la carta del 2 di coppe, la carta della regina di bastoni e la carta del carro. Quindi l'energia femminile sentirà la forza di un rapporto durante questa settimana che sembra essere significativo perché ci sono diverse carte che lo dicono e si sentirà sexy, attraente, sicura di sé, nel suo potere. Abbiamo la presenza di un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario e sentirà un certo senso di progresso in una situazione. Quindi come se degli ostacoli fossero superati, ci potrebbe essere uno spostamento che l'energia femminile potrebbe fare durante questa settimana, un certo senso di progresso in generale, forse anche un allontanamento da qualcuno. Qualcosa diverrà anche più chiaro per l'energia femminile, forse si chiude un capitolo con una persona che ha un segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro, ma non necessariamente. Questa potrebbe essere anche una persona con la quale l'energia femminile era sposata, oppure era una persona sposata o impegnata di per sé, o una persona con la quale si aveva a che fare al lavoro. Io vedo che c'è un nuovo inizio verso il quale l'energia femminile va. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cosa vorrebbe comunicare? Sto superando un ciclo karmico, si vedeva. E poi sono ancora innamorata di te. Ok, questa è una novità. Quindi, o è ancora innamorata di qualcuno in particolare, o comunque legata ad una persona, oppure semplicemente l'energia femminile si innamora di qualcuno, perché qui c'è scritto ancora, però insomma non deve essere letterale, potrebbe indicare che si sta innamorando di qualcuno durante questa settimana. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per l'energia femminile questa settimana. Cos'altro abbiamo? Sì,
Sento che sei la mia anima gemella oppure fiamma gemella, e questo si vede in alcune carte, che lei sente la sensazione che qualcuno sia l'anima gemella o fiamma gemella, e preferisco fare silenzio. O l'energia femminile non vuole far vedere che lei ci tiene a questa persona, quindi decide di far silenzio su questo, oppure ha a che fare con altre questioni nelle quali lei preferisce fare silenzio, quindi preferisce non rivelare certe cose alle persone. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per l'energia femminile, quindi che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare. Fantastico, su di te sessualmente, e poi non vorrei fosse troppo tardi. Attenzione agli appuntamenti durante questa settimana che avrete in differenti ambiti, perché potreste fare tardi e poi l'energia femminile fantasticherà sessualmente su qualcuno durante questa settimana. C'è anche un'altra situazione nella quale l'energia femminile potrebbe pensare che sia troppo tardi, però insomma vedo che vuole agire in quella circostanza. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dell'energia femminile questa settimana. Quale sarà il risultato delle azioni per l'energia femminile questa settimana? Quale sarà il risultato delle azioni per l'energia femminile questa settimana? C'è la carta dell'otto di coppe, lo sentivo che ci sarebbe stato, e la carta dell'appeso. L'energia femminile questa settimana si distaccherà da qualcuno o da qualcosa, perché ha visto le cose in una maniera che è differente. Quindi ha acquisito un cambio di prospettiva e c'è questo distacco. Quindi qualcosa viene sacrificato. Si può trattare di credenze, si può trattare di persone o di altre situazioni in particolare, soprattutto situazioni che non erano definite, erano sospese, erano ferme. Andiamo a chiarire. Sotto c'è il 6 di bastoni, il che significa che l'energia femminile si sente vincente nel fare quella cosa. Vediamo perché c'è l'8 di coppe per l'energia femminile, perché c'è l'8 di coppe. È caduta sulla tazza del DM comunque, cioè 3 di denari e di 10 di denari. Questo potrebbe avere a che fare con il lavoro, sinceramente, non per forza con l'amore, perché vedo che ci sta la possibilità di lavorare con qualcuno o di far funzionare le cose in un rapporto lavorativo, di stringere accordi con qualcuno, scendere a compromessi, ma l'energia femminile decide invece di distaccarsi. Per alcuni questo ha a che fare con questioni attinenti alla casa o alle persone con le quali si convive. Vedo che c'è un distacco che l'energia femminile potrebbe fare riguardo quelle questioni, cioè non vuole lasciarsi coinvolgere a livello emotivo, c'è una sorta di disconnessione che si verifica. Se questo ha a che fare con il rapporto con una persona, vedo che l'energia femminile non vuole scendere a compromessi, cioè c'è un distacco che si verifica. Quindi potrebbe essere che ci siano più energie maschili con le quali l'energia femminile ha a che fare. Una di queste è quella che vorrebbe essere perdonata o cose del genere, e l'energia femminile non vuole, si sta aprendo ad un nuovo amore, perché ci sono diverse energie che emergono. Vediamo perché c'è l'appeso, perché c'è l'appeso per l'energia femminile. Perché c'è l'appeso? Perché l'appeso? Perché c'è l'appeso? La temperanza e il 7 di bastoni. Ok, avevo percepito questa cosa, perché nella carta dell'appeso ci sono tante persone che puntano il dito contro l'appeso. Quindi durante questa settimana avverto che ci potrebbero essere degli scontri con qualcuno, e si può trattare di un gruppo di gente. Questo potrebbe avvenire sui social media, potrebbe avvenire in altri contesti, però ci potrebbero essere più persone che puntano il dito e c'è bisogno di difendersi. Quello che succede è che l'energia femminile dice no grazie, non voglio essere coinvolta in queste energie basse, quindi cosa faccio? Mi distacco. Perché c'è bisogno di calmarsi, c'è bisogno di andare verso una purificazione delle energie, insomma non si vuole avere a che fare con quelle situazioni lì. Quindi si tratta di più persone probabilmente che vi potrebbero giudicare o incolpare di qualcosa, ma voi non ne volete sapere nulla, così è praticamente come emerge. Per altri si può trattare di una persona con la quale c'è un contrasto e voi decidete di distaccarvi perché volete la vostra pace.
fondamentalmente, cioè volete calmare, c'è bisogno di riprendersi, non lasciatevi coinvolgere da queste energie qui, perché nel complesso vedo che ci sono energie molto positive che invece riguardano altri ambiti. Allora, per fare un attimo una sintesi, quello che vedo è che ci sarà una comunicazione importante che gli M potrebbero fare oppure ricevere durante questa settimana. C'è bisogno di preparare delle cose in anticipo riguardo delle situazioni. I DM si aprono a livello emotivo, però molte di queste emozioni potrebbero essere quasi nascoste. Ci sono dei DM che vogliono chiedere scusa ad una persona, però potrebbero avere difficoltà ad esprimerlo. Nello spazio emotivo si sentono coraggiosi durante questa settimana, sicuri di loro. O c'è un'energia femminile in particolare che loro trovano essere molto attraente e che per loro sarà importante. In una situazione potrebbero avvertire una disconnessione con una persona, un certo senso di separazione e il fatto di voler alzare delle difese, perché ci potrebbero essere dei conflitti che si vengono a creare, specialmente con membri familiari oppure con una persona con la quale c'è una relazione che era più stabile, cioè avverto questo senso di disconnessione, però non posso escludere che si verifichi anche con qualcuno verso il quale c'è un interesse di qualche tipo, però quello che poi vedo è che il dolore verrà presto superato dai DM e che qualcosa cambia e c'è voglia di lavorarci su. Infatti si vuole chiedere scusa, c'è voglia di recuperare un rapporto, di sentire quella persona più vicina e c'è questo nuovo inizio che emerge per loro a livello emotivo. Per quanto invece riguarda l'energia femminile farà qualcosa che l'appassionerà durante questa settimana, ci sarà del divertimento. In una situazione bisogna scegliere il momento giusto per agire e fare qualcosa nello specifico. C'è una comunicazione o una notizia che potrebbe stressare molto l'energia femminile e c'è un rapporto che lei avvertirà essere come molto forte durante questa settimana e vedo buone notizie sotto il profilo economico e lavorativo. Inoltre l'energia femminile si sentirà bene anche da sola durante questa settimana, nonostante senta un legame come molto forte. C'è qualcosa che lei vuole lasciare andare, si può trattare di un impegno che lei ha messo in qualcosa nel quale era legata, si può trattare di un rapporto specialmente formale, oppure di credenze che prima si avevano e questa settimana si vuole agire in una maniera che è ribelle e si pensa un po' di fuori degli schemi, si pensa in una maniera che non è convenzionale e che sfida delle tradizioni e adesso ho visto una piuma bianca che mi è volata veramente davanti, potrebbe essere lo spirito di qualcuno che vi assiste in questo ed è un messaggio. Poi quello che vedo è che l'energia femminile si sentirà sexy, attraente, in comando, sentirà l'intesa con qualcuno, sta superando un ciclo karmico, sente che una persona è la propria anima gemella o fiamma gemella, c'è cioè una sorta di riconoscimento che lei avrà con una persona durante questa settimana, non per forza a che fare con l'amore comunque, per quanto riguarda le anime gemelle ci possono essere diversi contesti in cui si incontrano le anime gemelle, non per forza sentimentali, e c'è una persona verso la quale l'energia femminile fantasticherà sessualmente durante questa settimana. Ci sarà anche un distacco che l'energia femminile farà dopo aver acquisito una prospettiva diversa su una situazione. O l'energia femminile si distacca da qualcosa che è rimasto fermo, non definito, qualcosa che è rimasto in sospeso, decide praticamente di muoversi. Ci sono energie femminili che riceveranno una chiarezza che in una situazione bisogna distaccarsi, anche perché bisogna proteggere la propria energia da eventuali conflitti oppure da persone che vogliono solo attaccare, che non vogliono capire il punto di vista dell'energia femminile. Lei decide di lasciare perdere e di non farsi coinvolgere in quel tipo di circostanze. Adesso, poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale e l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, le persone dal punto di vista emotivo questa settimana faranno delle cose che le appassionano e che li divertono e devono scegliere il momento giusto per agire nell'ambito di una circostanza. Si sente la forza del legame con qualcuno, si ha voglia di comunicare, però di non rinunciare alla propria indipendenza e alla propria libertà. Si avvertirà una sensazione di benessere, specialmente dal punto di vista economico. Questa settimana si vuole essere ribelli, quindi
Quindi si vogliono fare delle cose che sfidano le tradizioni, che sono non convenzionali, qualcosa che potrebbe essere anche contro le regole, contro la morale. Insomma, ci si vuole aprire di più a cose che sono rischiose e c'è un distacco che viene fatto da qualcosa oppure da qualcuno. Non si ha voglia di litigare. L'energia maschile rappresenta l'azione, quindi le persone dal punto di vista dell'azione vogliono comunicare durante questa settimana, devono preparare delle cose in anticipo. C'è voglia di esprimere dei sentimenti, però dal punto di vista dell'azione ci vorrebbe essere un po' di resistenza a farlo, perché si ha imbarazzo oppure perché si ha difficoltà a chiedere scusa in alcuni casi e si sente molta attrazione nei confronti di qualcuno. Si potrebbe però avvertire una certa disconnessione con alcune persone e ci potrebbero essere dei litigi durante questa settimana, però vedo che poi le cose verranno in qualche modo recuperate perché si entra in un'energia più positiva. Si vuole infatti cercare magari di aggiustare una situazione e si sentono dei sentimenti durante questa settimana nei confronti di qualcuno, potrebbe nascere un amore, ci potrebbe essere un'occasione di incontro con qualcuno. Insomma, vedo delle energie che nel complesso sono positive, nonostante ci siano delle situazioni molto intricate che le precedono. In una situazione bisogna scegliere il momento giusto per agire e bisogna preparare poi le cose in anticipo per quanto riguarda l'esposizione di quella cosa, quindi quello che bisogna dire oppure anche quello che bisogna fare. C'è un rapporto importante questa settimana tra due persone in particolare e poi abbiamo visto tutti gli assi, quindi ci sono nuovi inizi questa settimana. Questo è quello che emerge, vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!